Si vedrà un cazzo tra la luce e il blue screen. Ciao a tutti ragazzi, bentornati e bentrovati. Questa non è una recensione, ma è proprio una marchetta senza mezze paure e mezzi termini. Alla PAF! Ma soprattutto al Pastor Pergine ci sono delle novità. GoPuff 3. Vado a leggere. 5000 mAh di batteria con un input della batteria ai polimeri di litio 3,7 volt per 18,5 VEC. Input micro USB 5 VDC, che sembra una parolaccia, tipo vadene a fanculo, e 1,5 A. Output di 5 VDC con 2,1 A di uscita, classe di protezione 3. È una figata sta roba, signori, perché è tutto potente, è tutto figo. Piccola spesa, massima resa. Poi, se tu non sei Android e sei Pro e quindi hai iPhone, il problema non sussiste, perché puoi prenderti il cavetto con l'adattatore per l'iPhone, ma anche il cavetto iPhone Ready direttamente. La figata di questi cavettini qua rispetto a tanti altri cavetti è uno, il fatto che sono ad un prezzo giusto, non è esagerato né troppo poco. Però per scoprirlo andate negli store e chiedete, soprattutto al posto. L'altra figata è che sono molto resistenti, tipo questo qua verde a me piace un sacco, me lo metto nella borsa, me lo porto via, che mi serve in macchina, perché è figo che ha anche la doppia presa, ta-dam, in maniera che se hai da caricare la box ma hai un iPhone, in macchina puoi fare ambedue le cose. È una figata. In più sono fini, sono resistenti, mi piace. Il cavetto, grazie Flavia, il cavetto è una figata assurda, è una figherrimata esagerata. In macchina ne avevo bisogno e adesso avrò un altro pezzo di Pastor Pergine in macchina, perché già c'ho il profumatore per ambiente che è finito, però non posso toglierlo dalla macchina, è rappresentativo il Puff Store nella mia macchina. Tutto il resto è noia. Quindi, se avete bisogno di un power bank super mega figo, c'è il GoPuff 3, come la pubblicità 3 is a magic number, ok? Ma se invece avete bisogno di cavetteria, ci sono i cavi, ok? Quindi iscrivetevi al canale, andate a comprare i cavi, che adesso li lancio in giro così. Grazie. Devo svapare, magari. Ciao.